Ehi, iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo oggi ci offre la parabola del grano e della cizzania. Un agricoltore che ha sparso del buon seme nel suo campo scopre che un nemico di notte vi ha seminato cizzania, una pianta dall'aspetto molto simile al grano, ma una pianta infestante. In questo modo Gesù parla del nostro mondo, che in effetti è come un grande campo dove Dio semina grano e il maligno cizzania, e perciò crescono insieme bene e male. Il bene e il male crescono insieme. Lo vediamo dalle cronache, nella società e anche in famiglia e anche nella Chiesa. E quando assieme al buon grano scorgiamo erbe cattive, ci viene voglia di strapparle via subito, di fare piazza pulita subito. Ma il Signore oggi si avverte che è una tentazione fare questo. Non si può creare un mondo perfetto e non si può fare il bene distruggendo sbrigativamente ciò che non va, perché questo sortisce effetti peggiori. Si finisce, come si dice, con gettar via il bambino insieme all'acqua sporca. C'è però un secondo campo dove possiamo fare pulizia, il campo del cuore. Il nostro campo del cuore, l'unico su cui possiamo intervenire direttamente. Anche lì ci sono grano e cizzania, anzi è proprio da lì che tutte e due si spandono nel grande campo del mondo. Fratelli e sorelle, il nostro cuore infatti è il campo della libertà, non è un laboratorio asettico ma uno spazio aperto e perciò vulnerabile. Per coltivarlo come si deve bisogna da una parte prendersi cura con costanza dei delicati germogli del bene, dall'altra individuare e sradicare le piante infestanti nel momento giusto. Allora guardiamoci dentro ed esaminiamo un po' che succede, cosa sta crescendo in me, cosa cresce in me di bene e di male. C'è un bel metodo per farlo, quello che si chiama l'esame di coscienza, che è vedere cosa è successo oggi nella mia vita, cosa ha colpito il mio cuore e quale decisione io ho preso. E questo serve proprio a verificare, alla luce di Dio, dove ci sono le erbe cattive e dove è il seminare buono. Dopo il campo del mondo e il campo del cuore c'è un terzo campo. Lo possiamo chiamare il campo del vicino. Sono le persone che frequentiamo ogni giorno e che spesso giudichiamo. Come ci è facile riconoscere la loro cizzania e quanto è difficile invece saper vedere il buon grano che cresce. Come ci piace spelare le altre, come ci piace. Ricordiamoci però che se vogliamo coltivare il campo della vita è importante ricercare innanzitutto l'opera di Dio, imparare a vedere negli altri, nel mondo, in se stessi, la bellezza di quanto il Signore ha seminato, il grano baciato col sole con le sue spighe dorate. Fratelli e sorelle, chiediamo la grazia di saperlo scorgere in noi, ma anche negli altri, cominciando da chi ci sta vicino. Non è uno sguardo ingenuo, è uno sguardo credente, perché Dio, agricoltore del grande campo del mondo, ama vedere il bene e farlo crescere fino a fare della mietitura una festa. Allora anche oggi possiamo porci alcune domande. Pensando al campo del mondo, io so vincere la tentazione di fare di ogni erba un fascio? Di fare piazza pulita degli altri con i miei giudizi? Poi, pensando al campo del cuore, sono onesto
nel ricercare in me le piante cattive e deciso di gettarle nel fuoco della misericordia di Dio? E pensando al campo del vicino, ho la sapienza di vedere ciò che è buono e senza scoraggiarmi per il limite e le lentezze altrui? La Vergine Maria ci aiuti a coltivare con pazienza ciò che il Signore semina nel campo della vita, nel mio campo, in quello del vicino, campo di tutti. Angelus Domini, nunciabit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udigne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam tua, in questum Domine, mentibus nostris infund, ut angel nunciante Christi fili tui incarnationem coniunt, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, oggi, mentre molti giovani si apprestano a partire per la Giornata Mondiale della Gioventù, si celebra la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. Per questo sono accanto a me un giovane e una nonna, il nipote e la nonna. Un applauso a ambedue. Per favore, rinnovo il mio appello ai responsabili delle nazioni perché si faccia qualcosa di più concreto per limitare le emissioni inquinanti. È una sfida urgente e non si può rimandare. Che guarda tutti, proteggiamo la nostra casa comune. E adesso desidero attirare l'attenzione sul dramma che continua a consumarsi per i migranti nella parte settentrionale dell'Africa. Migliaia di esse, tra indicibili sofferenze, da settimane sono intrappolate e abbandonate in aree desertiche. Rivolgo il mio appello, in particolare ai capi di Stato e di governo europei ed africani, affinché si presti urgente soccorso e assistenza a questi fratelli e sorelle. Il Mediterraneo non sia mai più teatro di morte e di disumanità. Il Signore illumini le menti e i cuori di tutti, suscitando sentimenti di fraternità, solidarietà e accoglienza.
E continuiamo a pregare per la pace, in modo speciale per la cara Ucraina, che continua a subire morte e distruzione, come purtroppo è accaduto anche questa notte a Odessa. E saluto tutti voi, romani e pellegrini d'Italia e di tanti paesi, in particolare quelli provenienti dal Brasile, dalla Polonia, dall'Uruguay, ne sono tanti. Anche le studentesse di Buenos Aires e i fedeli della diocesi di Legnica in Polonia. Saluto anche il gruppo cicloturistico 40 anni dopo di Cogorno e i partecipanti all'iniziativa Pedalar per la Paz e i bambini accolti da alcune comunità del Lazio. A tutti voi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me, e anche preghiamo per questa nonna e questo nipote, e con tutti i nonni e con i nipoti. Buon pranzo e arrivederci.